E siamo in compagnia di Alessandro Tonella, nuova mini protagonista questa sera, la nuova F56. Questa macchina qui ha la caratteristica principale della rivoluzione della macchina, perché tutta la macchina è su base d'alluminio, il motore è la rivoluzione a livello globale, è un motore 1500, 3 cilindri, twin power turbo. È un brevetto di BMW dove aumenta la pressione della turbina a seconda di come io schiaccio il gas. Quindi io praticamente riesco ad avere la stessa sensazione di guida di una macchina potente avendo una macchina di bassa cilindrata. Il vantaggio è a livello di contenuti come i consumi legati allo start and stop e all'efficient dynamics. Quindi grande potenza ma consumi ridotti, per cui anche dedicata ai giovani, insomma. Assolutamente dedicata al mondo giovanile. Il concetto rimane sempre l'uso del go-kart, che il go-kart feeling. Il go-kart feeling di Mini, quindi baricentro molto ribassato, tetto molto ribassato, hanno aumentato il CX aerodinamico grazie a delle prese d'aria che vanno a raffreddare i freni in caso di frenata e aumentano il CX aerodinamico mano a mano che aumentiamo la velocità. Novità importante anche sui proiettori frontali? I proiettori frontali sono full LED e hanno una funzione diurna dove ci sono questi simil angel eyes di origine BMW che così individuano proprio il modello dall'F56 al modello precedente, e quindi c'è proprio la differenza. Poi il faro è bixeno, quindi abbiamo lo xeno sia in anabagliante che in abbagliante. Chi volesse provarla, ci sono dei test drive. Ci sono i test drive il 15 e il 16 marzo, dove io sarò il driver ufficiale di BMW BL Auto e Mini BL Auto, dove farò da driver a chi vorrà provare la nuova Mini con questo nuovo sistema di motore twin power turbo della rivoluzione tecnologica totale.